adesso la parola a Stefano Civitarese in rappresentanza del rettore Caputi, che ha avuto un contrattempo per cui è dovuto arrivare. Quindi Stefano Civitarese, il professor Stefano Civitarese, farà un saluto per l'Università Gabriele D'Annunzio. Sì, grazie per l'invito. Parlo naturalmente a nome del rettore Caputi, che questa mattina mi ha chiamato per poter essere presente, quindi mio è semplicemente un brevissimo saluto per unirmi ai ringraziamenti e per dire che certamente l'avrebbe detto sicuramente il rettore. Come Ateneo D'Annunzio siamo molto interessati a questo processo, siamo una delle cose che dice sempre il rettore da quando si è insediato, che l'Università D'Annunzio a sua volta è un'università in qualche modo che si proietta essere l'Università del Medio Adriatico, è in fondo un'istituzione metropolitana, perché è un'università che è di Pescara, quindi diciamo, ha ragione, rappresenta una delle voci che partecipano a questo dibattito, e quindi mi limito a dire semplicemente che seguiremo come università molto attentamente, dando il nostro contributo a questo processo. Io personalmente, indipendentemente dal fatto di essere adesso amministratore del Comune di Pescara, quindi come professore, come giuspubblicista, ho anche in precedenza, in passato, espresso un'opinione favorevole a questo processo, che è un grande processo, molto interessante dal punto di vista istituzionale, crea sicuramente qualche difficoltà, insomma, come è stato detto molto bene prima di me, è una grande opportunità. Facevo un convegno in cui qualche tempo fa proprio su questi temi, anch'io penso che a differenza della a volte timore che la costruzione di una città più grande possa costituire una sorta di concorrente sleale per le altre città, invece questo potrebbe essere il modo per giungere alla costruzione di una più grande, quella che potrebbe essere davvero magari non la grande Pescara ma l'area metropolitana. Ci sono molte esperienze interessanti in giro, anche di unioni interprovinciali, di collaborazione tra province, per costruire un modello istituzionale che sia, anche grazie all'impulso della nuova Pescara, davvero appunto la grande città del Medio Adriatico che tutti vogliamo. Un solo riferimento al fatto che noi, come Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, cui appartengo, stiamo, essendo stati selezionati tra un certo gruppo di dipartimenti di eccellenza, con le camere di commercio, i comuni, la rete delle università, stiamo lanciando un progetto per costruire una specie di percorso che ci porterà a essere, speriamo, se siamo finanziati, un dipartimento che si rivolge direttamente alla regione, alla macro regione adriatico-ionica. E credo che questo sia un segnale concreto, quindi, dell'attenzione dell'università a fare di Pescara davvero l'università del Medio Adriatico e anche di più. Grazie. Grazie Stefano. Adesso diamo la parola a Tony Castelgorri.